Buggio è un borgo medievale nel comune di Pigna che sorge di spalla sul pendio in un'ansa del torrente Nervia lungo un'antica via di transito e vicino alle principali direttrici della transumanza. Il nucleo è di origine feudale, sorto compatto e arroccato intorno a un castello non più esistente, di cui forse rimangono tracce nelle murature delle attuali abitazioni al culmine del paese. La parte più antica del borgo è riconoscibile perché si sviluppa in schiere di case, addossate le une alle altre e disposte in modo concentrico a seguire le curve del terreno attorno alla vetta. Stretti e tortuosi passaggi, spesso coperti, collegano i livelli del borgo, accentuando il senso di compattezza dell'abitato e donando scorci sempre diversi sul costruito. Le case in pietra hanno un aspetto severo. I passaggi coperti sono quasi tutti voltati e l'intero borgo appare per lo più integro e conservato, pur nella sua complessa stratificazione storica. Successive sopraelevazioni hanno portato ad aumentare progressivamente l'altezza degli edifici, che sembrano vere e proprie case-torri, con dimensioni minime in pianta e uno sviluppo anche di 4 o 5 piani in elevato. Scale esterne che raggiungono il primo livello permettono di avere più spazio a terra, dove un tempo venivano ricoverati gli animali. Sono scale ripide, con piane di pietra poste su gradini molto alti e poco profondi, la cui diffusione caratterizza tutto l'ambiente costruito di Buggio. Le murature sono realizzate con elementi di pietra a spacco e ciottoli disposti in modo caotico, con scaglie e abbondante malta di calce aerea e sabbia del torrente Nervia. Alcuni portali, con stipiti e architrave in pietra squadrata, spiccano tra gli altri più semplici con architrave ligneo e margini definiti dagli elementi della muratura. La chiesa di San Giovanni Battista sorge in piano, separata dal nucleo storico, sottolineando così la contrapposizione tra potere religioso e potere laico. A partire dalla grande piazza, pavimentata in ciottoli di fiume, si sviluppa una parte del borgo meno costretta nelle dimensioni e negli spazi, che si allarga secondo uno schema di tipo radiale. Qui le case sono per lo più intonacate e presentano un ultimo piano sottotetto aperto, un tempo probabilmente usato come essiccatoio. Un piccolo ponte in pietra rimane, decontestualizzato, a collegare il sagrato della chiesa alla piazza, ma ricorda che l'acqua, oggi canalizzata in una grande fontana, è parte integrante del borgo e che un tempo la gerarchia dei percorsi era diversa da quella attuale. Ai margini del borgo, verso il torrente, sorgono diversi frantoi e mulini abbandonati che utilizzavano l'acqua del Nervia e testimoniano la ricca attività produttiva che qui si svolgeva fino all'Ottocento. In questo secolo si ebbe un significativo incremento della produzione olearia e un conseguente aumento della popolazione. Allo stesso periodo si riferiscono le tracce delle maggiori stratificazioni nell'abitato, con tante sopraelevazioni, alcuni accorpamenti di unità edilizie e un'ulteriore espansione lungo la strada che scende nella valle verso Pigna. Dopo secoli, Buggio mantiene ancora intatto il fascino di un luogo senza tempo, espressione di una comunità rurale e pastorale che non esiste più.